Amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. In genere si dice che la vittoria ha tanti padri e la sconfitta invece è orfana. La vittoria di oggi invece contro il Perugia del Foggia di sicuro di padri ne ha tanti. Uno su tutti è sicuramente il grandissimo pubblico dello Zaccheria che non finisce mai di stupirmi. Oggi era la prima volta che tornavo allo Zaccheria quest'anno e devo dire che l'emozione era sempre da brividi. Credo che oggi possiamo affermare che il pubblico dello Zaccheria non ha eguali al momento in Serie B. Detto questo, gli altri padri di questa vittoria sono i protagonisti in campo, cominciando da Stroppa, che ha saputo dare la giusta carica a questa squadra, per poi seguire a tutti i ragazzi. Appunto, Gerbo, secondo me, il migliore in campo, sugli scudi, Vacca, tornato finalmente a ottimi livelli. E poi a seguire tutti gli altri, Iacono, Coletti, Camporese, e poi Agazzi, Mazzeo, Beretta. Ecco, questi ragazzi oggi hanno dato una grandissima soddisfazione a un pubblico che aspettava da loro un segnale e che prima di questa partita era davvero preoccupato da un lato, ma dall'altro per certi versi anche sicuro che il Foggia oggi avrebbe portato la vittoria a casa. Prima della partita mi sono fermato nei pressi dello stadio ed ho ascoltato alcune dichiarazioni di tifosi che, dico la verità, non è stato facile intervistare perché forse hanno avuto alcuni il sospetto che fossi un tifoso del Perugia. Dio non lo voglia. Guardiamo. Cosa ti fa più paura della partita di oggi? Beh, la partita di oggi chi mi fa più paura è soprattutto Han, l'attaccante del Perugia. Bisogna essere equilibrati in campo, soprattutto a centrocampo. È Han, l'attaccante del Perugia. Diciamo che Han è l'uomo più pericoloso per me del Perugia. La sconfitta. Non abbiamo paura di nessuno. Assolutamente niente, non ci fa paura nessuno, è la sconfitta. E oggi? Nessuna paura, vogliamo vincere, basta. Non riusciamo a vincere? Il destino, secondo me. La partita di oggi è la nostra difesa. Del Perugia? Niente. Le due sconfitte consecutive Senti, del ma Perugia. secondo te quale sarà l'uomo che deciderà la partita per il Foggia? Giacomo Beretta. Forse Beretta. Beretta. Se lo fa giocare Beretta. Sicuramente Beretta. Sì, 2-1 per noi. Mazzino. Chirico. Se gioca Beretta. Io penso Beretta. Chirico. Mazzio. Speriamo un Mazzio. Ciccio. Se Stroppa si decide a far entrare Beretta, sono sicuro. E per me la risolve Mazzio. Coletti per una questione di affetto. Chirico. Beretta ce la risolve, oggi ce la risolve Beretta. Spero Mazzio. Deli. Ho sentito, amici, da queste interviste come il pubblico rossonero temesse moltissimo un giocatore, in particolare nel Perugia, Han, giocatore che poi si rivelerà, secondo me, la vera spina del fianco del Foggia quest'oggi, un giocatore che ritengo tra i più forti, tra i più interessanti, se non il più forte di tutta la Serie B, vista anche la sua giovanissima età. Un giocatore Han che dimostra di essere anche molto scaltro in occasione dell'azione del rigore, riesce a simularlo in maniera perfetta da veterano, tant'è che l'arbitro è tratto in inganno nell'azione veloce e assegna un ingiustissimo penalty al Perugia che poteva costarci probabilmente la vittoria se Fedeli non avesse poi invece alla fine salvato, come tutti abbiamo visto, quel gol ormai a pochi istanti dalla fine. Per quanto riguarda i nostri calciatori, strano notare come quasi tutti, diciamo, le persone che ho intervistato abbiano individuato in Beretta, l'uomo della riscossa. Beretta, infatti, ha rappresentato la vera novità di questa partita, insieme all'assenza di Rubin e di Martinelli, sostituiti molto bene da Coletti e con l'inversione poi di Lo Iacono sulla sinistra e Gerbo che ha fatto poi il terzino destro, ha dato comunque una nuova linfa a questa squadra, che passa molto più sicura in difesa. Molto più forte a centrocampo e soprattutto in attacco ha trovato finalmente una boa, una sponda alla quale poi Mazzeo ha potuto rivolgersi. Tant'è vero che poi, ripeto, senza citare il bellissimo gol di Gerbo lanciato non a caso da Mazzeo e il gol molto bello da Mazzeo affatto facile perché diciamo supera il portiere all'ultimo momento con un preciso pallonetto.
dicevo, fa anche un bel gol Beretta, che gli verrà comunque, giustamente in questo caso, annullato dall'area. Alla fine della partita gli animi erano molto eccitati, la gente era molto contenta e in genere l'ottimismo era diffuso. Molti hanno sostenuto che il campionato del Foggia fosse appena cominciato, di fatto qualcuno aveva detto la stessa cosa dopo la vittoria di Carpi. Il mio avviso è che invece il campionato del Foggia sia cominciato con la prima giornata. Il Foggia già contro il Pescara ha dimostrato di essere una squadra molto molto buona per quanto riguarda il gioco, magari un pochino meno per quanto riguarda forse anche l'esperienza che serve per poter disputare un campionato così difficile. Se togliamo Avellino, dove la squadra per un motivo che ancora non conosciamo non è scesa praticamente in campo, il Foggia ha di fatto dominato tutte le squadre che ha incontrato durante queste prime 9 partite, avendo risultati alterni ma mai perdendo la bussola del buon gioco, e soltanto in una circostanza, quella appunto della prima partita con il Pescara, subendo un passivo di 5 reti. Ripeto, non considero la partita con l'Avellino, che a mio avviso è stata una partita fortuita. Oggi il Foggia non ha giocato una partita eccezionale, non ha giocato invece bene come le altre volte, aveva di fronte però a mio avviso la squadra migliore che noi abbiamo visto allo Zaccheria, ma anche la migliore che ha affrontato il Foggia, una squadra che vive una crisi di 3 sconfitte consecutive, ma che visto anche il campionato e la classifica corta non farà a mio avviso nessuna fatica a recuperare la sua corsa per la promozione. Nel frattempo noi abbiamo ripreso un po' d'ossigeno, risaliamo un attimo in classifica, ci attende una partita molto importante contro il Cesena, che a oggi sarebbe la nostra diretta concorrente. Credo che a Cesena il Foggia dimostrerà ancora una volta di che pasta è fatto. Concludo citando le parole di un coro inventato dai tifosi del Foggia per esaltare le imprese di una squadra, quella del mitico Zeman dei primi anni 90, che dettava legge e insegnava bel calcio in tutti gli stadi, anche i più importanti. Bene, questa canzone la cantiamo ancora oggi, anche stasera la nostra tifoseria l'ha intonata, e questa canzone dice che mi diverto solo se a giocare c'è il Foggia. Io la vedo così. Un caro saluto da Francesco da Prato a tutti gli amici di Medico Ciao.